piccole felicità della vita, confermo, è buonissima. Il dolce forse che preferisco, fatto da me. È vero? No, è una parziale verità. Diciamo che questo mi piace davvero tantissimo. È un flan parisien. Il nome forse non è quello corretto, ma è qualcosa di straordinario. Farlo è veramente molto semplice, ci vuole solo un pochino di tempo, ma ne vale la pena. Allora, di fatto ora si va a fare una crema, no? Metto sul fuoco, anzi, con fuoco spento in questo momento, panna e latte e una bacca di vaniglia che vado a incidere. Il profumo è qualcosa di incredibile. E comincio a mettere, si vede pochissimo, tutti, che poi alla fine sono dei semini. Accendo il fuoco, ma metto anche la bacca, perché a parte i semini, che si riscioglieranno poi nel latte, anche questa bacca dà molto profumo. Nel frattempo vado a preparare tutti gli altri ingredienti. Uova, solo tuorli. Ci aggiungiamo lo zucchero e il fastidiosissimo amido di mais. Perché dico fastidioso? Guardate, ne rimane sempre attaccato un bel po'. Con tutta la pazienza del mondo, cominciamo a montare. Fatto. Il latte va portato a sfiorare il bollore, non deve bollire. Quindi quando cominciate a vedere le bollicine laterali che cominciano a diventare sempre più fitte, siamo pronti. Vedete? Sono tantissime le bollicine, sta cominciando leggermente a gonfiare. Intanto levo la bacca, questa non serve più. Abbasso il fuoco proprio al minimo. Prendo una mestolata del latte con la panna, lo metto nel composto delle uova, un po' per stemperare, no? E giro. Che profumo! Che profumo incredibile! Questa vaniglia è veramente buona. Ovviamente, che ve lo dico a fare, cioè tra la vaniglia, gli aromi vaniglia, non c'è proprio paragone. Non c'è proprio paragone. È che costa un visibilio. Vado ad aggiungere il composto di uova. E giro. Quanti secondi sono passati? Pochissimi. Ecco qua. Prendo la crema, ci metto il burro e lo faccio incorporare bene. E ora verso tutto il contenuto in una ciotola. Prendo la pellicola e la metto a contatto. E ora si fa solo raffreddare fuori dal frigo, così, anche perché ora in frigo non si può mettere. Ci vediamo fra un pochino. Allora, completamente raffreddato, completamente raffreddato, si toglie la pellicola e ora si va a ammorbidire con le fruste. Stampo foderato, in questo caso con la cerniera, foderato con la carta forno e ci si mette sopra la crema, dentro la crema. Ecco si distribuisce in modo omogeneo. Ora si va in forno. 35 minuti è il tempo che ci vorrà con una temperatura del forno a 180 gradi. Statico, ci vediamo fra un pochino. Ci siamo, fuori dal forno già da un po', addirittura l'abbiamo messo anche in frigo, quindi ora si apre, si stacca dai bordi. Eccolo qui, bellino, eh? Cioè, bellino. Ora è una crema cotta e ora la cosa che faccio, ovviamente, perché è da quando che l'ho fatto che stavo aspettando questo momento, l'assaggio davanti a voi. Mi
compatta, però continua a essere morbida, ovviamente. Le piccole felicità della vita, una di queste è mangiare una cosa buona. Spero che sia buona. Confermo, è buonissima, ma davvero buonissima. Avete visto? Non è complicato per niente farla e ci si fa anche una bella figura con questa. Alla prossima, ma quanto è buona.